Cari codisti, sempre martedì 22 novembre, eccoci, fine mattinata di martedì, Romain è passato alla spiegazione dell'approccio ai salti per i ragazzini e sta spiegando loro quale sia la tecnica migliore per affrontare un salto, un doppio e comunque controllare il mezzo quando si è in aria. E ciò ovviamente comprende anche il controllo del mezzo sulle hoops, quindi i ragazzini in questo momento devono eseguire passaggi sulle hoops che sono state appositamente modificate e poi cimentarsi, non nella chiusura ovviamente di questo doppio che è un po' lunghino, ovviamente Valeri ha la possibilità di farlo ma è diciamo l'unico, comunque loro devono provare a gestire il mezzo in aria, cioè controllo del mezzo senza che le ruote tocchino per terra, quindi vuol dire stacco, controllo, gestione, e lo stesso concetto di stacco è poi quello che consente al pilota di fare le hoops, cioè sta spiegando che sulle hoops il mezzo sulla prima hoops deve praticamente decollare ad alleggerire l'avantreno e accompagnare la discesa dell'anteriore in concomitanza con l'inizio della discesa della seconda hoops. A questo punto il mezzo ha una traiettoria abbastanza lineare in aria, non ha una variazione del movimento del suo baricentro, della parabola del suo baricentro, e praticamente le hoops vengono annullate e creando una specie di linea ipotetica, cioè riempiendo l'interno delle due hoops perché il mezzo lo segue in aria. Se funziona è tutto bellissimo, le hoops non si sentono, ovviamente ci vuole la tecnica, se no è solo una questione di probabilità, prima o poi prendi il file bot. Romain sta cercando di trasmettere questo concetto ai ragazzini e vedremo quanti di loro riusciranno ad applicarlo, comunque è un concetto sul quale lavoreranno nei prossimi allenamenti per tutto l'anno per ovviamente ottenere delle prestazioni professionali. Adesso ci avviciniamo e sentiamo dalla voce di Franco che traduce esattamente i consigli di Romain. Bon, cominciano i due con le moto più piccole, Paolo e Icaro, va bene? Magari vi mettete lassù. Sicuramente gli hanno detto di darci gas e i ragazzini ce la stanno dando. Ovviamente abbiamo il sole in queste condizioni di sole difficile. Ecco qua. Addirittura, ecco qua. E questa è la scuola, l'accademia, cioè permettere a un pilota di passare più volte imparando. Romain ha dato il segnale di dare più gas, e i pilotini stanno rispondendo ovviamente imparando sempre di più questa tecnica che poi deve essere applicata nei loro allenamenti. Non è pensabile in due giorni diventare campioni, ma certo si possono ottenere le basi da sviluppare, sulle quali lavorare. Splendido passaggio di Ventura.
Galizzino ha un Paolo Galizzi ha uno stile meno fluido ma sicuramente molto più aggressivo, due stili diversi a confronto. Vediamo Ventura che veramente ha fatto un bel passaggio. Perfetto, è riuscito a mettere le ruote giù. Ecco, anche il Galizzino ce l'ha fatta. Signori, dall'Accademia Roman Cupri, eccetto, martedì 22 ore, sarà più o meno mezzogiorno e mezzo. Un saluto da Ferro.